aspetto mercoledì, aspetto venerdì. Non voglio più commentare storie infinite altrimenti, quindi vediamo mercoledì che succede con lo stadio, se c'è la proposta economico-finanziaria, il cosiddetto piano di fattibilità, e quindi attendiamo, si tratta di aspettare 48 ore. Venerdì attendiamo se ci sarà effettivamente la nomina del commissario Di Bagnoli. Per noi cambia e continuiamo ad andare nella nostra direzione, quindi non voglio annunciare, non voglio commentare cose che non ci sono. Quando ci saranno ovviamente le commento. Se mi chiamano, è chiaro, io sono un uomo delle istituzioni, se Palazzo Chigi mi chiama io vado, ci mancherebbe altro. Se pure mi chiama De Luca che mi vuole incontrare io vado, se mi chiama Mattarella che mi vuole incontrare io vado, se mi chiamano i cittadini che mi vogliono incontrare io vado. Aspettiamo venerdì, tanto lui ha detto che venerdì, ha fatto il tweet, ha detto che nominerà il commissario, e poi nominato il commissario faremo le nostre valutazioni, quindi vediamo. Ne ho parlato anche con il prefetto, al quale ho chiesto il massimo impegno, che è già altissimo, delle forze dell'ordine. Magari anche di chiedere al governo un impegno forte e maggiore sulla città di Napoli, soprattutto non tagliare risorse, perché se si tagliano risorse poi non c'è personale, non ci sono mezzi, non c'è benzina, non ci sono macchine. Sicuramente Napoli sta vivendo una stagione di grandissimo rilancio culturale, turistico, finanche economico, e quindi tutto questo sicuramente crea grande preoccupazione, quindi ci vuole il massimo di attenzione da parte delle istituzioni.